Il picco riapre le porte per una seduta di allenamento, non accadeva da prima della pandemia. Circa 500 i tifosi aquilotti che sono venuti qui questo pomeriggio per assistere all'allenamento delle Aquile prima della partita di Coppa, prima dell'inizio della stagione, per far sentire il loro sostegno e anche per conoscere i nuovi giocatori. Un'iniziativa senz'altro apprezzata, utile per rafforzare il rapporto tra la città e la società. Quanto servono iniziative come queste per avvicinare ancora di più il pubblico alla società e alla squadra? Sicuramente tanto, perché spesso, soprattutto in passato, ci siamo lamentati che la società era un po' distante dai tifosi e queste cose servono un pochino ad avvicinarci. Diciamo che sono iniziative anche queste di poter svolgere un allenamento con una partitella e a porte aperte, diciamo, per avvicinare anche la tifoseria alla squadra, insomma, permette a tutti di poter venire al picco e ritagliarsi magari un'oretta. Quanto è importante essere qui oggi? È importantissimo, anche per vedere i giocatori, quelli nuovi. A me mi interessa Ekdal, che mi piace tantissimo, e niente, per sostenerli, fargli vedere un attimino il pubblico che siamo, e speriamo poi sabato di essere tanti col Como e sostenerli. Siamo molto emozionate, ci mancava tantissimo la nostra casa e non vedevamo l'ora di rientrare, di riassaporare queste emozioni indimenticabili. Forza Spezia! Sei soddisfatto di questo mercato fino a questo momento? Bisogna vedere, aspettiamo qualche partita, poi vediamo. Il mercato è di attesa, perché in Serie A soldi ce ne sono pochi e quindi immagino che si aspetteranno gli ultimi momenti per le operazioni importanti, anche se poi non penso che questa rosa verrà ritoccata ancora molto. Quali sono un po' le aspettative di questa stagione? È dura, le aspettative sicuramente la salvezza è un'altra, e poi che Dio ce la mandi buona. C'è un giocatore che vi piace più di un altro? Sì, Jasi. Capitano!